e ci siamo lasciati. Parte del messaggio dell'arcivescovo Salvatore Pappalardo è stato dedicato al momento che sta vivendo la città con la recrudescenza degli attentati. Il presule ha condannato gli atti come rivelatori di un animo corrotto. Allo stesso tempo scopriamo il volto della città, ha detto, che lotta per la legalità. Per superare i problemi occorre uno sforzo corale superando ogni bandiera ideologica. Sull'intervento dell'arcivescovo anche il sindaco Garozzo avanza una propria riflessione. Sono uno che ha in prima persona subito, quindi da questo punto di vista non posso che essere d'accordo, però ho anche detto in più occasioni che non bisogna ingigantire quello che probabilmente non è. Abbiamo delle forze dell'ordine presenti sul territorio in maniera importante che stanno svolgendo ottimamente il loro lavoro. Io ho grande fiducia, vediamo che ci sono anche degli arresti eccellenti rispetto alla criminalità con cadenza di ogni 2-3 giorni su tutta la provincia, quindi mi sento di rasserenare il territorio rispetto a quei fenomeni che abbiamo visto negli ultimi 3 mesi, che però negli ultimi 15 giorni stanno andando un po' scemando. E dopodiché è chiaro ed evidente che le parole erano le parole per tenere alta l'attenzione e sono assolutamente condivisibili. Alla processione ha partecipato per la prima volta l'assessore regionale Edi Bandiera. Sentiamo qual è il suo pensiero e le sensazioni. Sappiamo quelle che sono le aspettative, le necessità del popolo siciliano e insomma che Santa Lucia ci dia una mano, ci illumini per poter fare bene così come si aspettano e meritano i siciliani.